Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Probabilmente vedendomi qui molti avranno avuto un sussulto, o probabilmente molti avranno rivisto qualche trauma passato. Ma per tutti coloro che ancora non hanno vissuto fondamentalmente il trauma del Brawler 3D, oggi sono qui per parlarvene e anche per dare una mano a coloro che effettivamente possono, un po' come me, avere qualche difficoltà, soprattutto per quanto riguarda i combattimenti più difficili che il gioco ovviamente ci sottopone. Avremo comunque diversi stage e diversi gradi di difficoltà. A mio avviso quello ovviamente più difficile sarà il boss finale, ma anche gli altri devono comunque non essere presi sotto gamba. Andiamo a vedere un attimo qual è la situazione. La situazione è fondamentalmente questa, ovvero una difficoltà crescente per quanto riguarda i nostri avversari, che fino a Dio sono praticamente di trama, di storia, mentre invece Shiva, Ifrit e infine il boss, l'eroe leggendario Sephiroth, è probabilmente quello più difficile e ovviamente anche quello che vi consentirà di ottenere, come potete vedere, addirittura un fiocco, uno degli accessori più utili o comunque più forti presenti all'interno del gioco, perché vi renderà letteralmente immuni a tutte le alterazioni di stato. Quindi un grosso vantaggio affrontando soprattutto i nemici che troverete nelle arene successivamente, sempre qui al Gold Saucer. Quindi estremamente raro e anche estremamente forte. Ma come si fa a battere questi campioni? Shiva in realtà non è difficilissima, perché come potete vedere avrà dal lato sinistro tutte le tipologie di attacco, mentre invece dalla parte destra avrà solo ed esclusivamente un attacco. Ifrit invece è quello che si avvicina di più a essere il boss difficile, ma quello che veramente sarà tosto, per una questione non solo di movimenti ma anche per una questione comunque di duello vero e proprio, sarà lui, sarà ovviamente Sephiroth. Ho intenzione di fare comunque le guide per tutti i combattenti, quindi andremo ovviamente con ordine. Però ovviamente farò uscire il video di Sephiroth prima rispetto agli altri, perché capisco anche che giustamente Sephiroth è quello più forte, quindi è quello dove magari la maggior parte delle persone ha comunque difficoltà a rapportarsi. Non farò uscire ovviamente i video di Lottatore, Moguri Ciccio e Dio, ma farò uscire Shiva, Ifrit e ovviamente Sephiroth, che sono quelli opzionali e sono quelli che vi serviranno poi successivamente anche per chi vuole ovviamente gli obiettivi del platino e chi soprattutto vuole comunque avere una sorta di completismo in totale per quanto riguarda ovviamente il gioco. Quindi direi di poter cominciare e parliamo ovviamente di Sephiroth. Allora, iniziamo a conoscere innanzitutto il moveset di Sephiroth, perché ovviamente ecco qua, questo è il montante sinistro e destro, quindi io vi ho fatto vedere praticamente, cioè vi ho montato praticamente entrambe il posizionamento del personaggio per riconoscerlo più facilmente. Questo invece è il gancio sinistro ovviamente e destro. E poi infine avremo il diretto, che vedrete appunto sempre sinistro e destro. La cosa che vi consiglio è quella di guardare le spalle, proprio come la box vera. Non guardate i pugni perché vi confonderete e basta. Tenete d'occhio sempre le spalle e il movimento che fa Sephiroth con le spalle per identificare il colpo. Successivamente questa è l'aura che voi dovete tenere d'occhio per avere il tempo giusto per fare la vostra mossa. Se premerete i tasti prima di questo bagliore, praticamente non riuscirete a fare la schivata e o bloccherete o addirittura fallirà il blocco e prenderete una hit in faccia. Quindi aspettate prima il bagliore e poi fate il movimento. Prima sequenza Berserker.
La prima sequenza Berserker è sempre fissa, quindi questa dovete necessariamente impararla a memoria. Vi ho messo praticamente i tasti da premere nel modo corretto lì, in sovraimpressione, quindi potrete averli a schermo e potrete premerli nel momento esatto e poi ottenere una free hit. Qui potete colpire Sephiroth a prescindere dalla sua posizione, perché dovete fare attenzione, Sephiroth ha delle posizioni che devono essere colpite nel momento giusto e soprattutto con il pugno giusto, che adesso vedremo tra poco, perché vedete noi ora schiviamo, ecco qua, notate la posizione di Sephiroth, se alza ovviamente il braccio sinistro dovrete colpirlo dal lato opposto, quindi cercate sempre di vedere quale braccio è alzato e poi colpite dalla direzione opposta. Altra sequenza Berserker, dalla seconda sequenza Berserker in poi possono variare, quindi ce ne possono essere diverse, ma fondamentalmente sono quasi sempre le stesse, cioè anzi le sequenze Berserker sono sempre le stesse, può cambiare l'ordine con le quali vengono sfruttate o con le quali vengono eseguite, la prima sarà sempre quella. Mentre invece dalla seconda in poi potreste trovare delle sequenze diverse. Ora, io ho trovato questa sequenza, quindi ve l'ho messa a schermo e voi dovrete impararla. Qui invece ce n'è un'altra, più corta, quindi dovete fare attenzione a quale sequenza Berserker, ovviamente Sephiroth farà riferimento. Le sequenze, vi ripeto, sono tutte fisse, cambia soltanto l'ordine con le quali verranno eseguite. Questo invece è il bagliore che segna praticamente l'endgame. Il bagliore giallo, che rimarrà in modo permanente fino alla fine del combattimento, non vi darà più la possibilità di vedere il bagliore per decidere quando premere i tasti. Quindi dovete praticamente essere voi a decidere quando premere i tasti in base al movimento di Sephiroth. Questa invece è l'ultima sequenza Berserker, che è praticamente la più lunga e ovviamente anche la più fastidiosa, ma una volta conclusa potrete eliminare il vostro avversario. È solo una questione di memoria, una questione di pratica, quindi non demordete e mi raccomando, perché ce la farete anche voi.